Oggi è una bella giornata per l'associazionismo, per la disabilità, c'è questa inaugurazione della nuova sede del centro diurno di Via Tavo a Pescara, amministrazione comunale che punta sempre di più sul sociale. Perché il sociale è fondamentale. Oggi c'è una nuova consapevolezza, c'è una consapevolezza che questi momenti anche di condivisione, questi momenti in cui oggi inauguriamo questo centro che è ormai storico, sono da oltre 10 anni che è qui, gli diamo nuova forza, un grosso in bocca al lupo a Gianna Camplone che rappresenta uno dei nostri bracci operativi che ci aiuta a svolgere questi servizi e dare assistenza a questi ragazzi che meritano il massimo aiuto. Oggi è veramente una bella giornata. Avete trovato nuovi fondi sul bilancio per il sociale e la disabilità? Sicuramente noi, oltre gli uffici, a essere molto bravi a trovare dei fondi anche al di fuori in Europa, anche fondi anche a livello nazionale. Anche questa volta, come dicevi te giustamente, abbiamo messo anche delle risorse nostre, perché riteniamo che sia anche importante anche incentivare ulteriormente. Tanto viene fatto, ancora di più deve essere fatto. È una giornata molto particolare per noi, che si aggiunge alla felicità e alla gioia che in 20 anni abbiamo avuto da tutte le parti. Io non posso dire che le persone ci sono state lontane, nelle istituzioni, nelle persone, nei cittadini, sono stati tutti con il loro amore vicino a questa associazione. È anche vero che io come persona disabile, anch'io, no? Però ho avuto una disabilità che non ho sentito, perché ho avuto tanti amici che mi hanno fatto vivere con le loro braccia e le loro gambe, anche se sto sulla carrozzella. Per cui ho ridato a tutti questi ragazzi del centro, dell'associazione, gli ho dato quello che io avevo avuto, una vita nella normalità. Oggi noi stiamo festeggiando un qualcosa di bello, perché l'azienda IKEA, senza che noi avessimo chiesto nulla, ci ha fatto un dono bellissimo. Ci ha allestito tutte le stanze che abbiamo qui per fare i laboratori ogni pomeriggio i nostri ragazzi.